E Wallapop! Sì, perché oggi vi presento una applicazione fantastica, Wallapop. Wallapop non mi paga, quindi io lo sponsorizzo io, non mi sponsorizza loro, vabbè, non fa niente, però volevo sponsorizzarlo perché è un'applicazione che permette di vendere tutte le cose usate che avete in casa. Praticamente io vendo questo, vendo questo, vendo quello, lo vendo. Ha delle cose molto più interessanti, nel senso che partecipano non solo gli italiani, quindi l'Italia, ma partecipa anche la Spagna, perché noi andiamo a cercare e vendere prodotti anche dalla Spagna. Ma com'è possibile essere sicuri? È sicuro vendere un prodotto? È sicuro che ci pagano? È sicuro che non ci truffano dei soldi? È sicuro? Sì. È sicuro al 100%. Perché? Come funziona? Metto un prodotto, vendo il mio telefono, metto le foto, faccio la descrizione e mi dico quanto pesa più o meno il peso. Quindi, in base al peso che gli do, il Wallapop mi dice: allora, per il tuo peso, la spedizione costa tot, 5 euro, 10 euro, dipende dal peso. Cosa succede? Che se noi andiamo a vendere il prodotto e l'acquirente lo compra, mostra una schermata dove ti dice: lo hai venduto, allora ti do il QR o l'etichetta da applicare nel pacco, portalo alle poste o al punto BRT più vicino, semplicemente, e non devi fare nulla, non devi dare soldi, è tutto gratis. Perché gratis? Perché è il compratore che paga questi soldi per poterlo ricevere. Quindi metti caso che io vendo il mio telefono 100 euro, la spedizione costa 5 euro, 4,99 euro, allora lui pagherà 104 euro e 99 centesimi e io non devo fare niente. Cosa succede? Ok, io prendo il mio telefono, lo impacchetto, lo spedisco, l'acquirente riceve il prodotto. Nel frattempo, i soldi che lui ha pagato, i 105 euro, 104 euro e 99 che ha pagato, rimangono su Wallapop, rimangono lì, quindi lui non ha più modo di prenderli. Io non ho il modo di prenderli, rimangono su Wallapop. E quando lui riceve il prodotto, dice: sì, è conforme alla descrizione, è come è descritto. Confermo, ho ricevuto l'oggetto. Questi soldi immediatamente me li sbloccano e mi rimangono nel mio portafoglio di Wallapop. Nel portafoglio di Wallapop, ma allora poi non posso usarli in qualche altro modo? E invece sì, perché quei soldi che troviamo su Wallapop, nel nostro portafoglio di Wallapop, posso direttamente trasferirli nella mia banca o nella mia carta che ho usato per associare l'account, il conto, diciamo. Quindi ottimo, no? Ah, ma io voglio farvi vedere in prima persona come funziona. Infatti, venite con me. Eccoci qua. Allora, io ve lo faccio vedere in diretta come funziona. Allora, c'è la nostra home. Ovviamente all'inizio vi dovete iscrivere, vostro nome, i vostri dati, così potete poi entrare in questo mondo. Qui possiamo trovare una svariata numero di cose, di oggetti di qualsiasi tipo. Possiamo anche auto, anche moto, di tutti i tipi. Smartphone, telefonia, di tutto e di più, casa e giardino, tutto di più. Allora, come possiamo fare? Vabbè, nella ricerca qui sopra possiamo andare a cercare quello che ci piace. Per esempio, io stavo cercando che ne so, un iPad, scrivo iPad, do l'ok e mi trovo tutti gli iPad che sono disponibili. Quindi posso andare a cliccare, dico: ah, mi piace questo, faccio chat, se mi piace subito faccio acquisto, ma ovviamente cerco un po' di trattare il prezzo. Vado sul chat, gli dico: lo voglio a 2 euro questo iPad. Allora lui mi dirà sì, accetto o non accetto. Se ovviamente qua c'è la descrizione di dove si trova, ma poco importa perché comunque i soldi sono assicurati, non avete problemi di truffe o quant'altro. Quindi io attualmente nella mia inbox, cioè nella mia messaggistica, ho già venduto qualcosa, ho già cancellato alcune chat perché ormai era stato venduto.
per inserire un prodotto qua c'è inserisci, vediamo se si vede, qua c'è inserisci, clicchiamo qui, andiamo a scegliere la categoria di quello che vogliamo vendere, quindi che ne so, voglio vendere una bicicletta, te, bicicletta. Qua sopra mi permette di mettere tante tante foto, quindi vado su foto, scelgo tutte le foto che da qui sotto, do l'ok e inizio a scrivere titolo. Che cos'è questo? Allora, è una bicicletta, bla bla bla, ci metto il prezzo di vendita, do continuo e il gioco è fatto. Secondo me è un'applicazione Wallapop molto molto utile. Se voi volete andare a vedere, dare un'occhiata al mio negozio, perché io posso mettere anche qualcosa in vendita che ho qui, tipo cose e oggetti che utilizzo per fare i video, a volte non li uso sempre, quindi a volte li devo vendere, quindi qui li ho messi. Tipo, ho messo in vendita il visore per tutti e due i visori per i droni, quello che puoi mettere il telefono all'interno e poter pilotare il drone. Tutti i droni in FPV li ho messi lì, li ho messi tutti e due. Infatti, vi lascio il link per andare a vedere quel video e potrebbe essere anche interessante. Io vi lascio anche il link in descrizione del mio negozio e dove trovare le cose. Quindi fatemi sapere nei commenti se voi utilizzate Wallapop e se già avete venduto qualche cosa. Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e accendete la campanella, molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video, e in questo modo anche aiuterete l'algoritmo di YouTube. Iscrivetevi anche a TikTok, che lì metto anche alcuni video su questa cosa del trapianto che ho fatto in Turchia, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!